Siamo a Milano, la mostra Tiepolo, Venezia, Milano e l'Europa, qui alle Gallerie di Piazza Scala. È un'occasione per ammirare questo grande protagonista del Settecento che ha vissuto anche una parte della sua fama proprio nella città Milano che lo ospita. È anche l'occasione per celebrare i 250 anni della morte che è avvenuta a Madrid nel marzo del 1770. Un'occasione unica per poter rivedere non solo Tiepolo, ma poter gustare i fasti di un secolo, il Settecento, di cui l'ha visto protagonista. Che musiche risuonavano nei palazzi e nelle chiese in cui dipinse Giovanni Battista Tiepolo? I tre itinerari proposti dai cameristi della Scala possono essere intesi come tre passeggiate musicali nelle città in cui il pittore veneziano si trovò a vivere e ad operare, ma anche come una doppia esperienza estetica, la possibilità di godere dell'ascolto di tre concerti accompagnati dalle immagini dei capolavori del Tiepolo raccolti alla mostra qui alle Gallerie d'Italia. Tiepolo è un attore serenissimo, nasce a Venezia e lì ha il suo apprendistato. Lui non è un figlio di un pittore, ma sposa Cecilia Guardi, sorella del grande vedutista. E ha lì, in quella Venezia settecentesca, quel modo di apprendere la grande pittura della Serenissima del passato, studiando Veronese, Tintoretto e Tiziano. Ecco, in quella Venezia, meta del Grand Tour, Tiepolo apprende e diventa famoso, diventa il grande autore di quel secolo incantato e magico che è il Settecento. Quando Giovanni Battista Tiepolo inizia il suo apprendistato, Venezia è all'inizio di una fase di pace, che significa un relativo isolamento che porterà a una sua relativa marginalità, ma che significa anche un momento felice e fervido dal punto di vista culturale, un momento in cui c'è un grande fervore in tutti i campi, la pittura naturalmente, ma anche la letteratura, il teatro, pensiamo a Goldoni, l'opera e anche la musica sacra e strumentale. A Venezia ci sono nel Settecento diversi conservatori o ospedali, come si chiamavano, istituzioni in cui venivano raccolti i trovatelli, gli orfani e che venivano istruiti, soprattutto le ragazze, anche alla musica, ma istruiti da compositori di grande calibro. Il caso più celebre è quello di Antonio Vivaldi alla guida dell'ospedale della Pietà fin dall'inizio del secolo ed è proprio a partire dalle sue composizioni, spesso scritte per le sue fanciulle, che sappiamo che lì c'erano ragazze dotate veramente delle grandi virtuose. Thank you.
Altro compositore che si trovò alla guida di ospedali è Baldassarre Galuppi, che per alcuni anni guidò l'ospedale dei mendicanti e poi successivamente passò a quello degli incurabili, imponendo in entrambe le istituzioni una considerevole disciplina che garantiva quindi appunto una grande qualità esecutiva musicale. In questi anni la musica strumentale è solo descrittiva, non ci sono le storie, niente a che vedere con le grandi raffigurazioni e narrazioni che troviamo nella pittura del Tiepolo. È un'arte puramente astratta in cui la chiave principale è quella del virtuosismo strumentale.
Thank you.
Venezia, questo scenario ormai in decadenza, perché ormai ha perso quel potere economico e politico che l'ha resa grande fino al Cinquecento, ma Tiepolo si fa interprete, appunto rileggendo Tintoretto, Veronese e Tiziano, cioè quegli autori del grande Rinascimento serenissimo, li reinterpreta, diventa il novello veronese. È come un ultimo respiro di questa Venezia che ovviamente ha perso quota nel panorama economico e politico europeo, ma ancora tiene alto lo scettro delle arti. Erede di questa tradizione e però che prende una strada leggermente diversa è Tartini, un compositore che è sicuramente un ragazzino superdotato, un outsider, ha una capacità scientifica totalmente fuori dal comune, scrive diversi trattati, ma naturalmente è anche un musicista. A Padova apre una scuola che diventerà rinomata in tutta Europa e scrive composizioni soprattutto per violino. Ecco, riprende la tradizione di Vivaldi e quindi anche di Galuppi, quel formato di concerto, quell'ordine dei pezzi, quel modo di usare l'allegro, il lento e di nuovo l'allegro, ma nel suo caso il solista non è solo un virtuoso, è anche, diciamo, gli si chiedono anche grandi doti espressive. Thank you.
Thank you.